Se dovete commentare, per favore fatelo solo dopo aver visto tutto il video e non solo una parte. Grazie. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui tratterò un argomento un pochino spinoso perché parleremo infatti dello IATA Travel Pass, ovvero il passaporto sanitario che si sta sviluppando appunto negli ultimi mesi. So già che è un argomento piuttosto spinoso perché l'ho già trattato su TikTok e non vi dico quello che è successo in mezzo ai commenti. Ve ne leggo giusto uno a titolo esemplificativo che dice: metteteci direttamente il microchip satellitare. Questo commento è stato lasciato da presumibilmente uno smartphone o da un tablet dotati di GPS e attraverso un'app alla quale probabilmente è stato dato il consenso senza nemmeno leggere né l'informativa per la privacy né tantomeno i termini e le condizioni, quindi direi che possiamo passare avanti. Vi spiego prima che cos'è lo IATA Travel Pass, questo fantomatico passaporto sanitario. Si tratta semplicemente di un'app per agevolare gli spostamenti di viaggiatori in tempo di Covid. Sarà disponibile per iOS a partire da marzo in teoria e successivamente da giugno presumibilmente per i dispositivi Android. Per noi utenti tra virgolette normali sarà gratuita, mentre pagheranno questo servizio le compagnie aeree che appunto decideranno di usarla. Quest'app consentirà innanzitutto di caricare e gestire i risultati di tamponi e test, che dovranno risultare ovviamente negativi per permetterci di superare i controlli, e in futuro probabilmente anche di eventuali vaccinazioni. Grazie a quest'app infatti avremo tutto all'interno del nostro smartphone o del nostro tablet e non sarà più necessario presentare una serie di certificati in forma cartacea, magari col rischio anche che noi abbiamo il certificato in italiano e chi ce lo richiede lo vuole in inglese. L'app inoltre consentirà ai passeggeri di trovare informazioni sui test richiesti per entrare nel paese di destinazione ed eventualmente anche un elenco di test center e laboratori autorizzati che fanno le cose in maniera standardizzata in modo tale da essere accettate globalmente. Questo renderà sicuramente più agile l'esperienza di viaggio e anche ovviamente i controlli in aeroporto. Alcune compagnie aeree come British Airways, Singapore Airlines ed Etihad stanno già testando il passaporto sanitario su alcune tratte. A queste dovrebbe aggiungersi da aprile Emirates, che offrirà questa possibilità ai passeggeri in partenza da Dubai. Infatti questi passeggeri avranno l'opportunità di effettuare il controllo dei test anti-Covid dall'app ancora prima di recarsi in aeroporto. Ragazzi, per quanto mi riguarda il video spero sia stato il più esaustivo possibile, quindi nel caso lasciate un like. Se l'avete visto fino in fondo lasciate un commento qui sotto, sempre qui sotto ma in descrizione trovate il link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Menzione particolare per quanto riguarda TikTok, ho cominciato ad usarlo già da parecchio tempo, non me la sto passando male, potete comunque avere dei contenuti giornalieri diversi da quelli che carico qui su YouTube. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale attivando anche la campanella in modo tale da non perdervi i video che carico. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!